È stata presentata La città sansecondiana, antologia di lettura per le scuole, curata dalle docenti Marina Castiglione, che insegna linguistica italiana all'Università di Palermo, Maria Grazia Trobbia, studiosa di Pier Maria Rosso di San Secondo, e da Marisa Sedita Migliore, presidente del comitato di Caltanissetta della Dante Alighieri e del parco letterario Pier Maria Rosso di San Secondo, le due realtà che hanno promosso il progetto. Il volume raccoglie le novelle dello scrittore e drammaturgo nisseno vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, con l'obiettivo di incrementare sempre di più la conoscenza delle sue opere, soprattutto tra i giovani. Abbiamo voluto quest'anno cambiare completamente rispetto agli anni precedenti, non più i convegni destinati soltanto ad alcuni esperti, ma i testi di Rosso. La sua parola che entra direttamente nelle scuole. Ci sono anche le novità riguardanti Rosso, a partire dal nome Pier Maria unito e non staccato. Abbiamo detto che a questo punto è importante anche modificare i testi che sono in giro, a partire dalla intestazione sulla tomba che ha Pier Maria staccato. Noi stessi, il parco letterario, avevamo scritto Pier Maria staccato e lo andremo a mettere per intero. Questa, diciamo, è una delle novità, ma ce ne sono tante altre. Ci si è sempre basati sullo studio della drammaturgia, quindi del Rosso drammaturgo. E in realtà sicuramente non è una strategia che lo ha aiutato fino ad ora. Rosso va presentato ai giovani innanzitutto partendo dalla narrativa. E questo abbiamo voluto fare noi. Abbiamo voluto fare una raccolta, di novelle variegate per tematica, per tipologie, e non basate soltanto sui soliti temi, sansecondiani. Quindi ci stanno anche figure, completamente nuove, completamente innovative, che possono anche divertire tanto.